now. Shake it up your feet, hold it dry. Coming through, coming through, coming through now. Coming through, coming through, coming through now. Coming through, coming through, coming through. Watch where you're going, hold it dry. Stupendo, non trovi? Questa forma io la chiamo Rosa. Super Saiyan Rosa. Ma che frociata. Hai presente il proverbio? Non c'è rosa. Ma quante altre gente di queste strane cazzo di rosse? Senza spine. Strafottuto, vero? Già. Ma tu non potresti dargli una mano? Primo, questo è un duello dei Gohan. Nessuno può intromettersi. E secondo, voglio che quel piccolo Emo si arrangi. Perché vedi in lui un potenziale latente e pensi che stia per scatenarsi? Ma che? Voglio semplicemente che quel Black gli spacchi il culo. Cosa? Tutto il consiglio ce l'ha a morte con Emo. Compreso il sottoscritto. Senza contare il fatto che in questo duello sono coinvolti un po' tutti. Punto 3,50 su Black! Io 100 su Black! Uno per Emo! Un euro buttato nel cesso! Il mio compito è recuperare Black, mica salvare Emo. Il mio piccolino è in pericolo! E vabbè, anche se muore, ne puoi sempre sfornare un altro. Ti stai offrendo volontario? Taci, madre! Non appena avrò trucidato tuo figlio, inizieremo il tuo addestramento. Forse volevi dire messo fuori combattimento? Sì, vabbè, quello che è. Ma che meraviglia, Gohan! Sei ancora vivo! Allora ti vuoi arrendere? Oppure devo prenderti a sculacciate? Vada per le sculacciate! Io davvero non capisco, Gohan. Perché ti ostini così tanto a volermi fermare? Sono anni che ti lamenti del fatto che tua mamma è, scusa il francesismo, una smandrappa cazzi col culo. E ha ragione, sai? Oh, madre! Onda Ener Te Di Onda Energetica. Te l'ho spiegato. Mi guadagno da vivere col suo secondo lavoro. Ma Gohan, rinunceresti all'occasione di avere una madre normale? Io? Sai, Gohan, credo si senta sola col fatto che Goku è sempre a combattere.
Io... Quella se la sono chiamata tutti, compreso Mario. Mario il banchiere. Non lo so. Tu non sai se vuoi avere una madre normale. Sei un caso disperato. Parla, parla. Canca abbaia non morde. Vogliamo vedere? Oh, riflettici, Gohan. Hai la possibilità di una vita normale. Una vita senza doverti ritrovare tua madre che copula con un tizio di nome Mario il banchiere. Mario era proprio un birbantello. Madre! Tu prova a sfoggiare un'altra volta la tua depravazione e il tuo addestramento comincerà subito. Ma si sente solo. Non pensi che abbia bisogno di un uomo vero? Niente da fare. Io sono una pessima. Tutti quelli a cui dico che un tizio ha rapito Kiki per renderla meno cagna rispondono: bene, ancora non ci credo che fai la pappone a tua madre. In quella vita avrei anche un padre normale. Adesso non esageriamo, ma Gohan, credimi, posso darti una vita migliore. Riavresti una famiglia normale. Non dobbiamo combattere per forza. Gohan, lasciami rieducare tua madre. Ha detto lasciami cavalcare tua madre! Sai che non vado con i minorenni, no? Gohan! Vuoi che ti faccia vedere come intendo rieducarla? Sai, madre, sentirti parlare dei siti porno da cui sei stata bandita e riesumare la tua vita di dissolutezze mi ha fatto comprendere una cosa. Una cosa di fondamentale importanza.